Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in un mio nuovo video. Come accennato qualche minutino fa, che per voi però sarà forse qualche giorno fa, ho fatto un haul quando ho acquistato i calendari dell'avvento, ho fatto shopping di cose anche che mi servivano e di cose che invece mi incuriosivano. Quindi nel video di oggi li andremo a vedere insieme. Cominciamo da un prodotto che io utilizzo ormai costantemente, che adopero sia per la detersione del viso sia per struccarmi, perché è un ottimo prodotto, che è questo qui di Revolution. È un ottimo detergente viso, lascia la pelle pulita, strucca benissimo. E qualunque tipo di make-up, anche waterproof, quindi poi ha un profumo così delicato, non è invasivo, di blueberry. Qua dice con blueberry e goji berry. È in gel, io ne metto un po', diciamo una piccola dose, poi senza bagnare il viso lo massaggio in qualunque parte, poi bagno il viso e lo utilizzo come un normale detergente. Mi fa la schiuma, poi lo sciacquo e mi trovo benissimo. Quindi questo l'ho ripreso perché costava 4,75 euro. Comunque era scontato, quindi l'ho ripreso anche se ce l'ho già. Questo è uno dei prodotti che ho preso. Poi andiamo al pezzo. Ora ci arriviamo, ora ci arriviamo. Poi ovviamente ho preso un backup della mia, che tra l'altro abbiamo anche trovato nel calendario dell'avvento di Essence, quindi adesso ne ho 28 backup, però la utilizzo perché io mi lucido, quindi la cipria di Essence Brighten Up dovrebbe essere 10, 20, 20, 20, 20 banana nanana, e quindi ho anche preso questa. Poi andiamo al pezzo. Si muovono? Perché si muove? Sentite? Non mi piace. Va bene. Allora, lo voglio sapere perché si muove. Perché ho preso queste due? Io da molto tempo ormai utilizzavo nei periodi inverno, autunno, diciamo quando non c'era, sì che non ce n'è colore di bronzatura quest'anno, voglio dire. Moltissimo, però in genere io quando non sono abbronzata utilizzo questa cipria, che è una cipria fondotinta, un fondotinta compatto, una cipria, diciamo che hai il fondotinta ma poi il finish alla fine è una cipria, di Catrice, che è questa qui, Universal, mi pare 010 Universal Shade. Ok. Nel tempo, finita, ricomprata, finita, ricomprata, finita, non l'ho trovata più. Quindi, come mai? Non sono sicura di questo, però penso che sia lo stesso prodotto, ma con un pack diverso. Spero non nella formulazione, perché io mi trovavo benissimo con questa cipria. Il colore è residuo che si può vedere qui, e questo non l'ho terminata perché volevo fare il paragone. Comunque io questa non l'ho trovata più e credo che sia adesso, credo che sia questa. Ora, online non è facilissimo, diciamo, individuare la tonalità giusta, quindi ho preso quelle che più penso si avvicinano a questa e sono 18 ore di durata HD Matte Powder Foundation. Hanno pure l'SPF 15 all'interno, ecco qua. Quindi ho preso la tonalità 010 Warm. Perché ho preso la 010? Perché in effetti è simile al colore della cipria col vecchio pack, e anche questa era 010. Quindi ho pensato, ok, forse è questa. Ma poi ho visto anche questa, che è la 12 Warm, credo la W sia per Warm, perché qua l'ho detto io Warm, è 010 W. Qua invece
012 W, sempre la stessa linea, stessa marca, quindi Catrice HD Matte Powder Foundation, 12 ore di durata dovrebbe essere, ma appunto la tonalità è 012 W. Che cosa succede? Che vedo anche la 015 W, no, la 015 N, credo sia neutral, non lo so. Decido di acquistarla, solo che nel momento in cui mi arriva poi il pacco a casa non la trovo. Quindi scrivo a Cosmetic for Less e solo così vengo a sapere che praticamente non c'era. Io però l'ho acquistata lo stesso in un haul successivo che ho fatto quando ho acquistato il calendario dell'avvento di Douglas, quindi ce l'ho qua e ve la faccio vedere. Come potete vedere, cioè le colorazioni, le tonalità sono... Non lo so se lo potete vedere, io ho queste davanti quindi non vedo. Sono molto simili. Adesso che le stiamo aprendo insieme, le stiamo vedendo insieme, finalmente le potrò aprire e vedere quale corrisponde a questa qui in modo da comprarne solo una la prossima volta. Quindi questa sempre uguale, SPF 15, stessa marca, tutto quanto, stessa linea, solo che la colorazione è 015N. Ok. Questo è un campioncino, diciamo, che si può richiedere sul sito di Cosmetic for Less quando fate l'acquisto, è gratuito. Che cos'è? È una crema mani e unghie per pelle secca. Questo non so né come si pronuncia né cosa significa, quindi comunque pelle secca, una crema mani e unghie. E in più mi hanno inviato face cream morning. E Night. Di questo brand che non so come si pronuncia, mi hanno anche inviato una crema giorno e una crema notte con vitamina C e B3. Quindi li proveremo. Questi appunto sono dei miei immagini. Poi cosa ho preso? Ovviamente non potevo non prendere il backup del mio gel fissante per sopracciglia preferito. Unico e solo, forever and ever, come sapete, sopracciglia, forever and ever, nel mio cuore, forever and ever, per sempre. Mi incuriosiva molto questi due lip oil di Essence. Essence Lip Oil al Ginseng, effetto plumping. Questo al Ginseng, effetto plumping. Questo Cowberry, sempre lip oil, c'è scritto che ha un effetto tinting, cioè tinge leggermente, credo, di questo colore. Quindi lip oil idrata, mantiene morbide e nello stesso tempo dà un leggero colorito, quindi curiosissima di provare questo e li ho presi. Poi c'era anche quello all'ave, ma ho detto no, aspetta, dai, aspetta, perché oltre quelli ho preso anche questi sempre di Essence lip oil. Quindi idrata, vedi, bravo Essence, bravo, guarda che me l'ha scritto grande, è tutto scritto grande, io riesco a leggere qualunque cosa. Idrata e il colore è 03 Pink Champagne e quindi ero molto curiosa di provarlo. Qua c'è scritto olio per labbra ultra brillante dal finish non appiccicoso. Proviamolo, dai. E ovviamente, e ho preso anche Honey 02 Honey Honey, quindi una colorazione che va sull'aranciatino, che sappiamo che io adoro perché le mie labbra tendono a far diventare tutti i colori fucsia, rosa. E quindi ho preso anche questo lip oil. Quindi ho preso 4 lip oil, potevo aspettare, no? Per quello all'aloe. E questi sono altri quattro prodottini. Dove ci sono 100 mascara, facciamo 101. Perché? Perché vedo, wow, lunghezza, quella freccia verso l'alto. Vedo Essence, che per quanto riguarda i mascara, per me è una garanzia. Catrice Essence. Che sotto c'è scritto estrema lunghezza e volume, quindi che fai? Lo prendi. Lash without limits.
quindi ho preso anche questo mascara di Essence. E infine l'ultimo prodottino che ho preso quando ho effettuato l'acquisto dei calendari di Essence dal sito Cosmetic for Less, siccome io le adoro e mi dispiace il fatto che non ho più trovato alcune palette di questa linea, ma le adoro e le colleziono, non potevo non prendere Cape Town di Essence. Welcome to Cape Town. Cioè, guardate che meraviglia, è una meraviglia. C'è lo specchio e all'interno ci sono anche dei dettagli che richiamano sempre il pack all'esterno. E questi sono i colori. Ma secondo voi questo dettaglio cos'è? La posizione geografica? Non lo so, non lo capisco. Fatemi sapere secondo voi che cos'è quel dettaglio, perché questo è un leone. Questo è bellissimo. Ma che colore è? Anche questo è meraviglioso, questo colore. Niente, questo diciamo è l'ultimo pezzo degli acquisti che ho fatto. Quindi con questa io vi lascio. Fatemi sapere se secondo voi è... Ma sentite che fa rumore. Perché fa rumore? Fatemi sapere se... Non so, se qualcuno utilizza questa cipria. Utilizzava questa cipria di Catrice. Se, diciamo, ho capito bene questo cambio. Se questa è uscita fuori produzione invece definitivamente. Magari questa è una nuova formulazione, una nuova linea. Non lo so, fatemi sapere se lo sapete. E se c'è qualche prodotto che avete già provato, non so, lip oil, mascara, e se vi è piaciuta la palette, fatemi sapere. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un like. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Noi ci vediamo presto. Vi auguro una buona giornata. Un bacio a tutti. Ciao!